Io sono assolutamente onorato, lusingato, che una coalizione intera, attraverso un sano confronto, abbia avuto attenzione per me e per la dottoressa Matone. Ho sentito dire spesso in questi giorni, dice, ma Michetti chi? Michetti, uno dei principali avvocati amministrativisti d'Italia. Michetti, il docente universitario. Michetti, il fondatore della Gazzetta Amministrativa. Mi ha molto colpito che il fuoco di fila di certa stampa sia per paradosso cominciato prima. Allora forse anche i nostri avversari, i cui sindaci hanno, per un fatto professionale, spesso collaborato con Enrico Michetti, cui Paolo Gentiloni ha proposto Enrico Michetti, cavaliere all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana, nominato da Mattarella, forse sanno esattamente di chi stiamo parlando. E consiglio di essere prudenti sulla macchina del fango. Io fino a 15 giorni fa non sapevo neanche, voglio dire, che questo sarebbe stato il mio percorso. Ero lontano dalla politica. E poi sono andato al cospetto di Giorgio. Qualcuno mi ha definito tribuno. Che bello, ragazzi. Tribuno è il massimo, Giorgia, Antonio, che si può dare a un cittadino di Roma. Il tribuno della plebe era colui che rappresentava il popolo di Roma. Era sacro ed inviolabile e aveva il diritto di veto su tutte le, nei confronti di tutte le altre cariche. Cesare Ottaviano Augusto, che io considero il più grande imperatore di Roma, Cesare Ottaviano Augusto riportò la pace. Sapete cosa mi hanno chiesto Matteo, Giorgia, Antonio? Cosa ci hanno chiesto? Una cosa sola, la buona amministrazione. E Cesare Ottaviano Augusto, che la garantì, pretese una cosa sola, essere tribuno della plebe a vita. Ringrazio chi mi ha onorato di questo termine. Lo porterò, spero, con orgoglio. Noi dovremmo restituire alla città eterna il ruolo di Caput Mundi. Enrico Letta mi sorprende perché è stato lui a nominarmi nel 2013 capo del Dipartimento degli Affari di Giustizia, incarico svolto in precedenza da Giovanni Falcone, quindi questo pochi lo sanno, ma forse lui se lo dovrebbe ricordare. Il Parlamento dal 1992 in poi è stato sempre pieno di magistrati, ma quasi tutti provenienti dalla stessa area, sono pochi quelli che provengono da aree diverse. Lo stesso discorso è per i sindaci. Vorrei però far notare che quasi tutti non sono usciti dal ruolo della magistratura, ma si sono messi rigorosamente in aspettativa, cosa che farò anch'io. Noi ce l'abbiamo con i magistrati che fanno uso politico della giustizia, non dei magistrati che fanno funzionare le cose. Siamo convinti che la maggioranza dei magistrati lavora nell'interesse dei cittadini. Noi critichiamo i magistrati che lavorano nell'interesse di una parte politica. Per tanti anni hanno cercato di utilizzare il loro potere per attaccare una volta Berlusconi, una volta Salvini, una volta Renzi. Non ci sono tre partiti dietro Enrico Simonetta, c'è una comunità che io ambisco a far crescere, a riunire, a federare. Vedo gli amici dell'UDC, penso a Noi con l'Italia, penso a Cambiamo, penso a Vittorio Sgarbi che da assessore alla cultura penso potrebbe fare miracoli. Centrodestra ieri senza candidato è ampiamente sopra il 40%, mentre i molteplici candidati di sinistra osservano da lontano. Che modo intendete garantire liste pulite? Avrà, diciamo, l'ultima parola da questo punto di vista, oppure di fatto saranno Salvini, Meloni e gli altri a fare liste per lei? La politica avrà un ruolo determinante, perché al centro del sistema istituzionale ci deve essere la politica. Bisogna tornare ad avere fiducia nella politica. Questa è la cosa più importante. Come bisogna tornare ad avere fiducia del cittadino, del funzionario pubblico, dell'amministratore pubblico, per cui le persone che hanno i requisiti, che godono dei diritti politici, possono avere albergo all'interno delle nostre liste e ognuno di loro che ritiene con passione, con umiltà,
con competenza di servire questa città, è bene accetto.